Maria è anche pronta, sì. Bene, allora cominciamo questa volta. Noi abbiamo sempre come ospite, come relatore, il professor Colangelo, il quale ci intratterrà sempre sulla letteratura americana. Questa è la cornice, ma oggi si parla di Manuel Scorza, scrittore peruviano, e questa foresta sterminata della letteratura americana, questa volta la percorriamo in Perù. Ed è molto interessante. Io penso che la maggior parte delle persone non conosca questo ante letterario. Quindi abbiamo la necessità di ascoltare il professor Colangelo e imparare da lui molte cose. Gli do subito la parola. Grazie. Grazie Presidente. Io torno a ribadire che guardo a questi incontri come a semplici introduzioni alla lettura di questi autori. Niente di specialistico, perché l'ho già detto, io poi non sono un esperto, solo, come ho detto l'altra volta, un appassionato, un antico lettore della letteratura sudamericana, che mi si è spalancata davanti proprio quando nel 68 ho letto Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. E vorrei come dire, partire questa sera proprio dalla coda dell'intervento dell'altra volta, perché, come dicevamo, Cent'anni di solitudine ha avuto un successo clamoroso, ma questo libro ha avuto la funzione di traino non solo per gli altri libri di García Márquez, che mai si erano stampati dopo l'uscita di Cent'anni di solitudine in copie così numerose, ma ha avuto il merito di far emergere, ma non emergere perché era già emersa, per chi aveva la necessaria curiosità, c'erano già stati grandi scrittori. Ma qui balza alla ribalta l'intera letteratura sudamericana, perché questo libro ha suscitato un interesse internazionale. Bene, io partirei dal ricordo, poi dirò perché, di un altro grande scrittore, José Donoso, cileno, le date sono 1924-1996, e aveva 3 anni più di Gabriel García Márquez, il quale dice che si ricorda del giovane Gabo, che per gli amici Gabriel García Márquez era Gabo, e se lo ricorda quando arrivò lui, Donoso, in Messico, invitato dallo scrittore Carlos Fuentes. Ebbene, trovò che Gabriel García Márquez in quel frangente sopravviveva solo grazie al cinema, scriveva per il cinema. Quindi come scrittore era assolutamente squattrinato e poverissimo. E dice che quando decise di rinchiudersi a scrivere la saga di Maconto era così povero che solo grazie all'aiuto degli amici poté tirare avanti. Questo era lo stato di Gabo. E poi aggiunge che noi scrittori sudamericani, fino alla scoperta e alla fama mondiale di Cent'anni di solitudine, abbiamo sempre patito la fame. Con lui si aprì il capitolo definitivo del tanto celebrato boom della letteratura di personaggi come Rulfo, Carpentier, Fuentes, Cortázar e il giovanissimo Vargas Llosa. A proposito, caro Presidente, questi tre incontri sono solo una minima parte di questa sterminata letteratura. Bene, io mi riallaccerei ancora a quei racconti che citavo l'altra volta, che parte della critica giudica come minori, e a me sono apparsi molto interessanti per un problema che mi interessa, mi sta particolarmente a cuore. Erano i 12 racconti raminghi usciti nel 1992. L'altra volta ne ho citato uno che vedeva coinvolto il protagonista a Roma, si chiamava La Santa il racconto, no? Questo padre che
trova la figlia sepolta da vari anni, la trova completamente intatta e decide di portarla a Roma per farla canonizzare. Beh, allora questi racconti, a guardarli bene da vicino, parlano, come dire, di cose abbastanza strane che succedono, capitano ai latinoamericani quando si trovano in Europa. E raccontano così di protagonisti colombiani, messicani, antillani, che vivono ora a Barcellona, a Vienna, a Napoli, a Parigi, e sono quasi tutti vittime dell'incomprensione dell'impatto tra le culture diverse. Ora, se noi torniamo al discorso che Márquez fece all'Accademia di Svezia quando gli fu assegnato il Nobel nell'82, bene, troviamo che in questo discorso Márquez aveva richiamato l'attenzione proprio su questa frattura che secondo lui attraversa l'Atlantico, la famosa faglia, ma lui la usa come metafora forte, e puntava il dito contro che cosa? Letteralmente. Contro i talenti razionali di questo lato del mondo, quindi dell'Occidente, i quali, estasiati nella contemplazione delle proprie culture, si ritrovano privi di un metodo valido per interpretarci. Márquez dice: questo è un grave errore, perché applicare alla realtà latinoamericana schemi estranei alla sua storia e alla sua essenza contribuisce di fatto a rendere gli abitanti di quella che viene chiamata America Latina sempre più sconosciuti, sempre meno liberi e sempre più solitari. Ecco, questo è un nodo fondamentale. Cioè, come ci aveva già insegnato, e questo cito uno dei libri, altri libri che all'epoca fu molto letto dalla mia generazione, I dannati della terra di Frantz Fanon. Bene, insomma, queste popolazioni hanno finito col vedersi con gli occhi degli occidentali, dei conquistatori. E quindi il loro problema è stato quello di faticosamente ricostruire la loro identità. Ecco, la tesi è che alla ricostruzione di questa identità abbia dato un contributo fondamentale proprio la letteratura di cui stiamo parlando. E naturalmente qui vale la pena segnalare un libro che io, come dire, ho compulsato, che ho scelto come mia guida e che mi ha illuminato, e credo molti altri come me che si erano avvicinati alla letteratura sudamericana, di un libro di Rosalba Campra, che all'epoca era un professore associato di letteratura americana, sudamericana all'Università di Roma, e che pubblicò per gli editori riuniti, ma ci tengo a dirvi che questo libro lo si trova in commercio perché è stato nel 2006, allora fu pubblicato dagli editori riuniti, va bene? E io ho quella copia perché la comprai subito, la scelsi come guida, ma è stato rieditato nel 2006 da Meltemi. E poi ho sentito che è uscito per un'altra casa editrice, di cui adesso non ricordo, no, nel 2013, quindi il libro si trova in commercio. Il libro si intitola L'identità e la maschera. Io spero poi di avere la prossima volta il tempo di tornare su questo libro, che è fondamentale per orientarsi nel comprendere le problematiche storiche, politiche, economiche che hanno a che fare con la letteratura sudamericana di cui ci stiamo occupando. Ora, il nostro scrittore Manuel Scorza è uno di quelli che più ha contribuito a lavorare per, come dire, rendere autonoma la cultura sudamericana dal modello occidentale. Anzi,
se ne è fatto un suo compito specifico, perché lui ha sempre insistito sul fatto che, come dire, i conquistatori hanno questa, diciamo tra virgolette, abitudine di imporre la monocultura, questa monocultura che è la loro cultura. Questo significa che in politica, in economia, nel campo linguistico e nel campo culturale, di fatto tendono a far sparire tutte le testimonianze, come dire, originali delle culture sottomesse, di queste culture rese subalterno. Tanto per citare qualche dato, non bisogna dimenticare che quando gli spagnoli, perché poi adesso parliamoci chiaro, quando parliamo di Sud America, con l'eccezione del Brasile che fu colonizzato dai portoghesi e che quindi parla quella lingua, tutti gli altri paesi che noi diciamo dell'America Latina, ma per intenderci, quando parliamo di questa letteratura, parliamo di una letteratura a sud del Rio Grande, cioè quel fiume che parte dalle montagne rocciose, viene verso sud e nel Kansas, poi a El Paso, in sostanza comincia a segnare il confine fra l'America del Nord e il Messico. Ecco, quando parliamo di America Latina, parliamo di una geografia estremamente complessa. Va bene, ci sono foreste, ci sono fiumi, c'è la sierra, ci sono le Ande, ci sono le grandi metropoli da Città del Messico a Buenos Aires e altro, e poi ci sono scrittori di varia natura, da quelli della letteratura caraibica fino alla letteratura argentina. Quindi stiamo parlando di una realtà estremamente complessa, che non può essere facilmente unificata con una formula. Bene, hanno finito con l'unificare l'America Latina, diciamo, i conquistatori, sottomettendola. Quando arrivarono, si sa, gli studiosi hanno calcolato che ci fossero presenti circa, ecco, 1000 idiomi in Sud America. Ora, per un primo periodo, questo qui attingo a Rosalba Campra, che cosa successe? Successe che i missionari cominciarono a imparare quelle lingue proprio nel tentativo di convertire rapidamente gli indios, gli indigeni. Però dopo questa tolleranza finì e a un certo punto l'imperatore spagnolo impose che si parlasse solo il castigliano. Da quel momento in poi qualsiasi problema è di rappresentatività e di come dire, rappresentazione delle istanze di queste popolazioni poteva essere espresso soltanto e unicamente in questa lingua. È stata, come dire, una perdita secca, una espropriazione completa. Ora, perché dico Manuel Scorza? Ma non a caso. Perché tra tutti questi popoli sudamericani, i peruviani sono quelli che più caparbiamente hanno continuato a combattere contro i colonizzatori spagnoli dall'inizio fino alla fine e fino a oggi. Questo è il punto. E Manuel Scorza è un peruviano, figlio per giunta di una donna india, di una comunera, cioè di queste contadine delle Ande, appartenendo proprio quindi al gruppo etnico locale. Questo di per sé non è una condizione sufficiente. Poi Manuel Scorza ha scelto coscientemente di stare dalla parte degli indios, delle ande peruviane. Quindi, come vedete, quando si parla di questa letteratura bisogna in un certo modo guadagnare questa consapevolezza di carattere storico e antropologico. Altrimenti finiamo sempre col giudicare e i libri e questi fatti con l'occhio degli occidentali. E questo è un errore, lo ha sostenuto Gabriel García Márquez e lo ha sostenuto ancora di più Manuel Scorza. Ma a Gabriel García Márquez va riconosciuto, come dice lo stesso Scorza, di essere, come dire, il primo scrittore capace di liberare completamente la fantasia
e questo mondo mitico, che non può essere affrontato con criteri razionali che sono di stampo occidentale, perché il pensiero mitico è profondamente radicato nell'anima degli indios. Allora, se si sceglie la chiave sbagliata, si fanno errori gravissimi. Del resto, come dire, lo stesso Scorza ha sottolineato in più di un'occasione che gli occidentali, gli spagnoli cattolici, quando arrivarono in Sud America, si trovarono, guarda caso, degli individui che avevano gli occhi, naso, bocca, il corpo, e cominciarono a chiedersi: ma questi sono esseri umani o no? E dice lui, sembra incredibile a dirlo oggi, ma si discuteva in Europa nelle università di questo. Cioè, che animali erano quelli che avevano di fronte? E dovette intervenire niente meno che il Papa Paolo III, Alessandro Farnese, quello che convocò il Concilio di Trento, tanto per fare una citazione che ci riguarda un po' più da vicino, per dire basta, questi sono esseri umani. Ecco, ma si è discusso a lungo, quindi è di questo che stiamo parlando. Se uno non ha questa consapevolezza, è chiaro che si pone di fronte a questa letteratura e dice, vabbè, ma queste sono favole, se è una fantasia sfrenata, c'è il barocco di Gabriel García Márquez, dimenticando che tutti questi racconti, come vedremo anche nel caso di Manuel Scorza, affondano le loro radici profonde e consistenti nella realtà più cruda e strettamente storica. Solo che la modalità della narrazione, la fabulazione che scelgono questi scrittori, non segue i criteri della cultura occidentale, che spesso si è resa asfittica o autoreferenziale. Pensate, in quegli anni in Italia, negli anni 60, che cos'era? Il conflitto era fra realismo e avanguardia. Questo era il discorso. Saltando a piè pari, tutto il discorso mitico, che invece era il cuore della narrazione, il cuore della fabulazione della letteratura sudamericana. Io spero solo così di aver dato qualche elemento di discussione e di approfondimento, perché una questione come questa rimane assolutamente decisiva, non soltanto per comprendere la letteratura, ma la letteratura fa sì che noi apriamo una porta veramente importante su questo mondo, e se ne abbiamo voglia e la necessità e anche la correttezza e anche la coscienza, ecco, prima di parlare a vanvera, vale la pena approfondire tutte queste questioni e molte altre che sono in campo. Ora, io inizierei col leggervi una pagina, due pagine del libro con cui Manuel Scorza si è fatto conoscere in tutto il mondo. È arrivato in Italia il libro è uscito nel 1970 ed è il primo di una pentalogia, cioè si tratta di cinque libri che formano insieme quello che poi vale la pena anche definire una sorta di poema epico, che riguarda l'epopea appunto di questi indios delle Ande centrali. In Italia è uscito da Feltrinelli nel 1972. Il libro si intitola Rulli di tamburo per Rancas. Ciò che accadde 10 anni prima che il colonnello Marruecos fondasse il secondo cimitero di Cince. Allora, vi leggo queste pagine. Allora, siamo in un breve capitolo, il sesto, intitolato, come c'è sempre in testa ai racconti di Manuel Scorza, una sorta di piccola cornice, sull'ora e sul luogo
dove fu partorito il recinto. Poi vedremo che cos'è il recinto, che probabilmente qui viene trattato come uno dei personaggi fondamentali del libro, insieme ad altri. Quando nacque? Un lunedì o un martedì? Fortunato non assistette alla sua nascita. E nemmeno il Personero Rivera, mi interrompo su, Personero era un'autorità eletta dalla comunità india, perché le autorità ritenevano gli indios incapaci e non degni di rappresentare individualmente i loro problemi, capite? E allora dovevano eleggersi un personero. E nemmeno il Personero Rivera, né le autorità, né gli uomini trattenuti nei pascoli videro arrivare il treno. I ragazzi trovarono all'uscita di scuola due vagoni addormentati nella stazione. Gli anziani li scoprirono verso sera. Un piccolo convoglio, solo una locomotiva e due vagoni. Era da parecchio tempo che le autorità supplicavano la compagnia di far fermare il treno, anche solo per cortesia, a Rancas. Richieste inutili. I convogli di Gollair Sviga, vanitosi del loro minerale, attraversavano il villaggio senza concedergli uno sguardo. Finalmente, ora, un treno si fermava. Se l'avessero avvertita, la personeria avrebbe organizzato un benvenuto. Noleggiare trombe e tamburi non è cosa d'altro mondo. Maschere da diavole, bardature di festa per i cavalli avanzano nella pampa. Per disgrazia, i rancheni pasturavano quando il treno cominciò a vomitare sconosciuti. I vicini di Hondores, di Yunin, di Wailai, di Villa de Pasco si conoscono tutti. Ma quegli inciacchettati di cuoio nero nessuno li aveva mai visti. Scaricarono balle di filo di ferro, finirono a luna, mangiarono e cominciarono a scavare buca. Ogni 10 metri piantavano un palo. Fu così che nacque il recinto. I rancheni tornano dai loro poderi alle 5. È il momento migliore per concludere affari di bestiame o per propalare battesimi e matrimoni. Come tutti i giorni, anche quel crepuscolo fece il ritorno dai loro pascoli. Trovarono Luisca recintato. Luisca è un colle pelato che non nasconde minerale, né polla d'acqua, né tollera il prato più stento. Perché recintarlo? Col suo collare di filo di ferro, Luisca sembrava una vacca ficcata in un chiuso. Morivano da ridere. Chi saranno quei matti che cintano Luisca? Saranno geologi? Saranno operai del telegrafo? Quale telegrafo? Fintanto che non se la prendono con noi, cosa ci importa? Disse il personero Alfonso Rivera. Quella notte il recinto dormì sul colle Luisca. I pastori uscirono il giorno dopo, soffocando risolini sotto il bavero. Quando tornarono, il recinto aveva già serpeggiato per 7 chilometri. Nel suo chiuso non soltanto ruminava Luisca, muggiva anche il colle Huancacala, un'immensa mandibola nera disseminata per volontà di Dio di immagini benedette. La Madre Dolorosa, il Divino Crocifisso e i 12 apostoli di pietra. I fili di ferro adombravano i santi. I rancheni sono di poche parole, non dissero nulla, ma fu come se un colpo d'ala maltrattasse il loro viso. In piazza si scontrarono con un'altra notizia. Le squadre non appartenevano al governo. Abdon Medrano era andato al Cerro quel pomeriggio per caso e si era imbattuto nel capo dell'ufficio dei telegrafi. Il capo, un uomo inacidito, si esasperò. Che stupidaggini mettono in giro? Quegli ingiacchettati non lavorano per il telegrafo. Io li conosco bene, gli operai delle opere pubbliche. Quelli non sono del governo, mai sentito parlare di loro. A che serve Luisca? Cosa vale quel mucchio di rocce? Tornò a sghignazzare il personero Rivera. Finché non se la prendono con noi, cosa importa? Chi vuole impadronirsi delle rocce, col suo pane se le mangi. Quel recinto è opera del diavolo. Ve ne accorgerete. Qui c'è qualcuno che ha a che fare con Berlicche.
Don Teodoro Santiago alzava e abbassava senza sosta le sopracciglia. Si misero a ridere. Don Santiago profetizza sempre disgrazie. Annunciò che il campanile sarebbe crollato, ma non è crollato. Predisse che sarebbe scoppiata la peste, ma non è scoppiata. Don Santiago è un uomo di lutti. Perché discutere? Come vedete, la figura di Cassandra ritorna in continuazione. Non avremmo dovuto ridere. Invece di ungerci la bocca con parole stupide, avremmo dovuto assalire il recinto, ammazzarlo e schiacciarlo sul nascere. Qualche settimana dopo, quando la grande paura strinse le mandibole, Don Alfonso riconobbe che ci eravamo addormentati. Don Santiago aveva ragione, ma ormai il recinto infettava tutto il dipartimento. Fortunato si fermò e stramazzò sull'erba. Il suo cuore saltava come un rospo. Sollevò mezzo corpo e scrutò la curva brumosa. In qualsiasi momento, forse proprio mentre stava ansimando, sarebbero apparsi i camion, ma i suoi occhi non distinsero alcun riflesso. Acciambellato come un gatto, la strada per Rancas dormicchiava. Ecco, il brano che ho appena letto corrisponde a un piccolo capitolo di Rulli di tamburo per Rancas, come ho detto prima, il romanzo di esordio di Manuele Scorza. Ecco, nel caso di Scorza si può parlare di romanzo solo aggiungendo immediatamente alcune precisazioni che possiamo ricavare dalle parole dello stesso autore poste a mo' di premessa a questo suo primo libro. E la premessa ve la leggo perché è fondamentale. Questo libro è la cronaca esasperatamente vera di una lotta solitaria, la lotta condotta nelle ante centrali fra il 1950 e il 1962 dagli uomini di alcuni villaggi ravvisabili soltanto nelle mappe militari dei distaccamenti che li rassero al suolo. I protagonisti, i delitti, i tradimenti e la grandezza hanno quasi mantenuto in queste pagine i loro veri nomi. Dopo la pubblicazione di questo libro, Héctor Chacón, questo è il protagonista, l'oppositore, vedremo di chi, non solo del recinto, ma anche dei prepotenti che dominano nella zona, va bene? Un giudice, vedremo, è un proprietario terriero. Dopo la pubblicazione di questo libro, Héctor Chacón, il nittalope, chiamato così perché la nittalopia è una sorta di malattia che fa vedere meglio di notte che di giorno, e difatti lui al buio è in grado di distinguere anche una lucertola in mezzo ai cespugli. Héctor Chacón, che qui, attenzione, viene chiamato col suo nome vero, così si chiamava effettivamente. È stato liberato dopo aver trascorso 11 anni nel carcere di Sepa, nella selva amazzonica. Anche qui, singolare il carcere. Il carcere della selva amazzonica era praticamente una radura che terminava con la foresta, bastava questo, cioè non si poteva scappare, non si poteva scappare di lì perché davanti si aveva la foresta più fitta. I presidi della Guardia Civile braccano ancora il poncio variopinto di Agapito Robles, sono tutti oppositori, che poi torneranno negli altri romanzi. In un livido pomeriggio ho cercato invano a Yanacocha la tomba di Nino Remigio, sul conto di Fermín e Spinoza. Saprà fornire maggiori ragguagli la pallottola che lo fece crollare sopra un ponte di Wallaga. Il colonnello Marruecos ha ottenuto le stellette di generale. La Cerro de Pasco Corporation, eccola qui. Questa è una delle più importanti, va bene, società minerarie americane che hanno sfruttato tutto il territorio peruviano e in particolare la zona di Cerro de Pasco. Siamo a più di 4.000 metri di altitudine e lì è arrivata la ferrovia che è la più alta del mondo. Ecco,
il colonnello Marruecos ha ottenuto le stellette generale la Cerro de Pasco Corporation, per i cui interessi vennero inaugurati tre nuovi cimiteri. Sentite l'ironia di Manuel Scorza, amara. Ha raggiunto nel suo ultimo bilancio un utile di 5 milioni di dollari. L'autore si considera un testimone più che un romanziere. Le fotografie che verranno pubblicate in un libro a parte e le registrazioni al magnetofono che documentano queste atrocità dimostrano che gli eccessi di questo libro sono pallide descrizioni della realtà. Certi fatti e la loro ubicazione cronologica, certi nomi, sono stati eccezionalmente modificati per proteggere i giusti dalla giustizia. Ecco, questo è Manuel Scorza. Cioè, Manuel Scorza, bisogna dirlo subito, non è genericamente uno scrittore che decide di occuparsi di questi problemi, ma è uno che non ha scelto nessuna mediazione, si è fuso e confuso con gli indios di questa zona e insieme a loro ha lottato proprio con i comuneros, che nel 1960-61 riuscirono poi a sviluppare un movimento di lotta per la conquista del diritto alla terra sotto la guida di Hugo Blanco. La lotta fu terribile, soprattutto nella zona di Cerro de Pasco, dove c'era appunto la corporation statunitense. E naturalmente questa lotta fu repressa nel sangue. Ora, torniamo al brano che ho utilizzato per introdurre questa argomentazione. Scorza vuole dirci che la sua opera, le sue opere possiamo aggiungere, non sono lavori di pura narrativa. Queste opere, ma questo lo diciamo noi dopo averle lette, hanno una dimensione epica. Protagoniste ne sono infatti intere popolazioni unite nella lotta ostinata e impari contro i potenti locali, i latifondisti, i fazenderos, e gli sfruttatori stranieri, le compagnie minerarie statunitensi. Leggendo questo libro e gli altri della Pentalogia, ci troviamo di fronte a una rappresentazione immaginosa e nello stesso tempo ironica, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che tutto ciò che ci è raccontato affonda nella realtà. È cronaca, avete sentito? Avete sentito le parole di Scorza? Cronaca esasperatamente vera di una lotta. E Scorza poi aggiunge di sentirsi e di considerarsi un testimone più che un romanziere. Infine, questo libro, come Scorza ha detto altrove, è una forma di azione. E non a caso, lo ricordavo poco fa, in seguito alla pubblicazione di Rulli di Tamburo per Rancas, il governo peruviano fu costretto a liberare dal carcere il campesino indio Héctor Chacón, che nel romanzo appunto è protagonista con il suo vero nome. Dunque, in buona sostanza, testimonianza e azione. Qui sono fusi in una fabulazione immaginosa, modalità narrativa propria della cultura india e alquanto insolita per noi europei, impaniati, come ho detto prima, ancora nel contrasto autoreferenziale fra realismo e avanguardia. Ora, gli altri personaggi del libro. Ecco, all'apertura, nel capitolo iniziale, viene presentato il giudice di prima istanza Paco Montenegro, che rappresenta il potere delle istituzioni. Personaggio corrotto che interpreta la giustizia a suo
talento senza tener minimamente conto delle leggi. Un altro personaggio, e questo rappresenta ovviamente i proprietari terrieri, è Don Migdonio della Torre. E qui siamo di fronte al potere, all'arbitrio più assoluto dei latifondisti che maltrattano i loro contadini, perché le comunità indie sono divise in comuneros che abitano questi piccoli villaggi detengono il possesso della terra circostante che sfruttano in comunità, e poi in coloni che sono contadini al servizio dei fazenderos e che sono in realtà proprio servi della greba, schiavi completi, sottomessi. E l'altro personaggio centrale, che rappresenta la figura dell'oppositore instancabile all'arbitrio dei prepotenti, è Hector Chacón, detto appunto il Nittalope. Ma nel libro il personaggio determinante è il recinto. Avete visto il capitolo? Capitolo dopo capitolo vedete come questo recinto si appropria di tutto il territorio. Di che cosa stiamo parlando? È sempre Manuel Scorza che ci fornisce le cifre. Manuel Scorza, poi ne parleremo fra un po', diremo qualcosa sulla sua vita, ha potuto in un certo senso godere anche di una certa immunità, non solo a un certo punto per la sua fama, ma perché, avete visto, aveva la documentazione, aveva le foto, aveva le sue interviste, capite? E nessuno ha osato contraddirlo, neanche la potente corporation di Cerro de Pasco, perché sapeva benissimo che se Manuel Scorza avesse tirato fuori questi documenti sarebbero stati guai. Ecco, qui ben 3 cimiteri vengono inaugurati per seppellire i morti che fanno le violenze e i soprusi dei prepotenti tra proprietari terrieri e rappresentanti della corporation di Cerro de Pasco. Qual era la situazione della terra ai tempi in cui era ambientato il romanzo? Ecco, il 5% dei proprietari terrieri possedeva il 95% della terra coltivabile. Il 95% dei contadini che vivevano in condizioni miserrime vivevano sul solo 5% delle terre. Sono statistiche pubblicate dal Servizio di Investigazione e Promozione Agraria, la sigla è SIPA, era un istituto di ispirazione e di finanziamento nordamericani. Le cifre sono queste. L'1,4% della popolazione possiede 1.529.750 ettari coltivabili. I proprietari medi, quelli che coltivavano dagli 11 ai 100 ettari, possedevano 285.000 ettari, e i contadini e i comuneres, che costituivano il 95% dei lavoratori, possedevano solo 614.000 ettari. Tutto questo in Manuel Scorza, questi dati terribili e inquietanti, è questo che viene chiesto a uno scrittore. Uno scrittore non è che fa saggi storici o fa sociologia, ma si occupa di storia, si occupa anche di sociologia, ma deve tradurre tutto questo in racconto, in immagini, in personaggi. Ed è quello che fa Manuel Scorza. Nel recinto, nel romanzo Rulli di Tamburo con Perrancas, evidentemente il recinto non è altro che la forma che prende il capitalismo in piena espansione. Quel recinto è assolutamente la metafora di questo capitalismo aggressivo e onnivoro. Ora, diciamo qualcosa su Manuel Scorza. Manuel Scorza è stato romanziere, è stato saggista, è stato poeta, ha esordito con ben 4 raccolte di poesie che non sono state tradotte.
Mi propongo, visto che c'è l'opera poetica completa alla Bucla, all'università, e insomma, vabbè, armato di vocabolario, vorrò poi occuparmi di queste poesie di cui si è parlato raramente. Lui stesso ha fatto un po' come ha fatto Camon, ha cominciato come poeta, a un certo punto ha smesso perché secondo lui i fatti superavano ogni poesia, non era il caso di continuare a fare poesia, bisognava impegnarsi in un'azione molto più diretta. E nacque a Huancavelica il 9 settembre del 1928. Huancavelica è un villaggio a più di 3.000 metri di altezza sulle Ande. Cerro de Pasco invece è a oltre 4.000 metri, oltre 1.000 metri più in alto di Huancavelica. Ecco, lasciò il Perù durante la dittatura del generale Odría e trascorse alcuni anni di esilio in Messico e in Europa. Ritornò in Perù nel 1978 per dedicarsi alla vita politica in una formazione di sinistra, il Frente Obrero Campesino e Studiantil Peruano, sigla FOCEP, fondato da un avvocato peruviano che poi entrerà come personaggio centrale nell'ultimo libro di questa pentalogia, appunto La Vampata, si chiamava Genaro Ledesma. Un avvocato che ha sposato completamente la causa degli indios, e ha lottato con loro, è stato costretto all'esilio, è stato eletto deputato, come dire, completamente schierato dalla parte dei poveri cristi contadini delle Ande peruviane. Naturalmente, Scorza è noto soprattutto come autore di romanzi. Ecco, la caratteristica, l'ho già accennato, principale della sua narrativa è il recupero proprio del mondo mitico delle Ande. E questo recupero ha una finalità precisa: arrivare a una totale negazione di qualunque schema interpretativo, ideologico e politico di derivazione, di ascendenza occidentale. La fama di Scorza è legata ai cinque romanzi. Ho nominato finora Rulli di Tamburo per Rancas, adesso nominiamo gli altri, di cui non avrò evidentemente tempo di occuparmi. E il secondo romanzo del Cantare è storia di Garabombo l'Invisibile, uscito nel 72, puntualmente tradotto dalla Feltrinelli nel 73. Terzo romanzo del ciclo, Il Cavaliere Insonne, uscito nel 77 e pubblicato da Feltrinelli nel 79. Il quarto libro è Cantare di Agapito Robles. Uscito nel 77 e pubblicato sempre nel 79 da Feltrinelli. Il ciclo si chiude con un romanzo il cui titolo originale dice è La tomba del fulmine. In Italia è stato tradotto con Vampata, rende solo in parte il senso profondo di quel titolo. La Vampata è una fiamma grossa che però poi si spegne, è passeggera. Allora, questi cinque romanzi costituiscono proprio un ciclo epico incentrato sulle rivendicazioni dei contadini delle Ande centrali. E sono romanzi in cui in continuazione realtà e finzione si intrecciano in un tessuto narrativo che possiamo, evitiamo di chiamarlo realismo magico, usiamo il termine che ha usato Carpentier, cioè al reale meraviglioso, cioè questa realtà concreta che in Sud America si tinge in continuazione di fantasia.
Ora, per dirvi a che punto di identificazione è arrivato Scorza con i suoi contadini delle Ande, bisogna dire che quando è uscito Rulli di Tamburo per Rancas, attenzione, oggi i peruviani imparano interi brani del libro a memoria, va bene? Perché lo prendono come il loro poema epico, in sostanza. Questo è. Sono loro i protagonisti. A me è venuto quasi da dire, se dovessi scrivere qualcosa su Scorza, di usare il titolo Omero sulle Ande, perché è questo, di questo si tratta. E lui ha in sostanza raccontato l'epopea di questi indios delle Ande. Bene, si fidavano di lui, anche perché era diventato personaggio famoso, e si fidavano di lui, a partire, sentito da Héctor Chacón, ha raccontato Scorza che Chacón era in questa prigione amazzonica. E sapete come è venuto a conoscenza di essere protagonista di un libro, niente meno? Bene, lì arrivavano ogni 15 giorni soltanto dei rifornimenti. Ed è arrivato qualcosa che era impacchettato in un giornale che parlava del libro di Manuel Scorza. E allora Héctor Chacón era analfabeta, non sapeva leggere, ma il compagno di cella sì. E gli ha detto, ma Héctor, ma tu qui sei un personaggio famoso, sei protagonista di questo libro. A questo punto Héctor Chacón poi, con l'aiuto dell'amico, scriverà una lettera e, come abbiamo visto, il successo del libro porterà alla sua liberazione. Il presidente peruviano lo farà liberare. Ma il senso di identificazione anche degli indios con questo loro portavoce, ritenuto degno, ritenuto uno dei loro, è dimostrato da un episodio che Scorza ha raccontato. Dovendo andare su a Cerro de Pasco per continuare a parlare con gli indios e ottenerne le testimonianze, è dovuto salire fin lassù. Lui dice, io sono uomo di costa. Noi sappiamo che gli indios, come dire, si sono adattati, perché lì l'ossigeno è veramente poco, è il 30% di quello che respiriamo noi, e il corpo ha reagito aumentando i globuli rossi, sicché gli indigeni hanno 1,5 litri di sangue in più e un cuore molto più grande del nostro. Ora, chi va su, nel giro di una settimana, o si adatta, cioè c'è questo adattamento, scatta questo cambiamento, oppure deve scendersene giù, pena la morte. Bene. Allora lui dice che è arrivato su ai 4 metri ed era veramente sfinito. E qui, con grande sorpresa, gli indigeni gli hanno servito delle patate tiepide. Ora lì non c'era nessun fuoco, meno che mai c'erano patate. Ha detto, ma come è avvenuto? Bene, l'ha scoperto. Questi indios avevano cotto le patate e se le erano portate appresso, mettendoselo sul petto, sotto il poncio, ma scambiandosele di tanto in tanto, perché nessuno poteva reggere il caldo eccessivo di queste patate. Sicché alla fine, cambiando da uno all'altro, sono riusciti a servire a Scorza queste patate tiepide e lui, come dire, si è ripreso ed è riuscito ad adattarsi. Quindi, come vedete, è una identificazione completa a doppio senso di circolazione, mi permetto di dire un po' banalmente. Bene, e vorrei leggervi, fatemi controllare a che punto, sì, vorrei leggervi come viene presentato il giudice Don Paco Montenegro all'inizio del libro. Così ci rendiamo conto di come procede la narrazione di Scorza. Primo capitolo,
nel quale il sagace lettore sentirà parlare di una certa celeberrima moneta. Dalla stessa cantonata della piazza di Yanuanca, da dove con l'andare del tempo sarebbe emersa la guardia d'assalto per fondare il secondo cimitero di Cince, in un umido settembre il tramonto esalò un vestito nero. Il vestito nero a 6 bottoni ostentava un panciotto solcato dalla catenella d'oro di un longino. Autentico. Come tutti i tramonti degli ultimi 30 anni, il vestito scese in piazza per dare inizio ai 60 minuti della sua imperturbabile passeggiata. Verso le 7 di quel freddoloso crepuscolo, il vestito nero si fermò, consultò il longino e si impilò in un casone a 3 piani. Mentre il piede sinistro esitava a mezz'aria e quello destro pigiava il secondo dei 3 scalini che uniscono la piazza al limitare, una moneta di bronzo scivolò fuori dalla tasca sinistra dei calzoni, rotolò tintinnando e si fermò sul primo scalino. Don Eron de los Rios, l'alcalde, che stava aspettando da un po' di sprofondarsi rispettosamente in una scappellata, gridò: «Don Paco, le è caduto un sol, questa monetina». Il vestito nero non si volse. L'alcalde di Yanuanca, i negozianti e la ragazzaia si fecero sotto. Infocata dagli ultimi guizzi d'oro del crepuscolo, la moneta fiammeggiava. L'alcalde, infoscato da una severità che non faceva parte del calar della sera, inchiodò lo sguardo sulla moneta e sollevò l'indice. Che nessuno la tocchi! La notizia si propalò vertiginosamente. Tutte le case della provincia di Yanuanca rabbrividirono alla nuova che il dottor Don Francisco Montenegro, giudice di prima istanza, aveva smarrito un sol. Gli zelatori dello schiamazzo, gli innamorati e gli ubriachi tralasciarono le prime tenebre per andare a contemplarla. «È il sol del dottore!» sussurravano in preda all'eccitazione. Il giorno dopo, già di buon mattino, i negozianti della piazza la logorarono con occhiate timorose. «È il sol del dottore!» si esaltavano. Gravemente edotti dal direttore della scuola: «Non sia mai che un'imprudenza conduca le vostre famiglie in carcere!» Gli scolari la contemplarono a mezzogiorno. La moneta prendeva il sole sulle stesse foglie sbiadite di eucalipto. Verso le 4 un ragazzetto di 8 anni ebbe il coraggio di graffiarla con un legnetto. A quella frontiera si arrestò l'audacia della provincia. Come vedete, non fa vedere il corpo, parla di un vestito nero, il panciotto, l'orologio di marca e pian piano scrivete che ha potere assoluto. Appena lo irritano, si degna di alzare la mano per schiaffeggiarli e tutti si inchinano alla sua autorità. Non vi dico poi come viene tratteggiato il personaggio del proprietario terriero, Don Migdonio della Torre, no? Un violento, un volgare, va bene? Ma come dire, contratti assolutamente corrispondenti alla prepotenza dei fazenderos del Perù. Naturalmente qui stiamo parlando del Perù, ma questo romanzo e anche gli altri hanno un carattere di universalità e ben rappresentano problemi analoghi in tutta l'America Latina. Pensate che una volta, lo dico perché questo episodio mi ha incuriosito molto, è successo che un gruppo guerrigliero ha catturato un fazenderos e lo ha obbligato a leggere rulli di tamburo per Rancas. Quindi nessuna educazione, rieducazione politica, ma semplicemente, come dire, una sorta di contrappasso, no? Applicato dai guerriglieri. Sei ignorante, fai finta di non vedere i problemi dei contadini che vivono nella tua immensa azienda, adesso datti una ripassata rispetto a questo libro. E
Leggo ancora poche righe e poi vado verso la conclusione. Per dirvi che tipo di realtà ci pone davanti Manuel Scorza. A un certo punto, dentro la casa di questo proprietario torriero, Don Migdonio, arriva un gruppo di 15 ragazzi che aveva provato ad opporsi alla violenza di questo proprietario terriero, che era pieno di compari e di fanciulle che aveva battezzato e che si allevava proprio come se fosse trattato di un... Siamo in pieno feudalesimo con questo suo atteggiamento. Aspettava che maturassero per portarsi poi a letto queste ragazze. Bene. E questi ragazzi arrivano lì e lui, anziché reagire con la solita violenza, con un fare, come dire, tartufesco, li accoglie, li fa accomodare e questi non credono ai loro occhi. Addirittura Don Migdonio li fa sedere sulle sedie del suo salotto. Poi gli offre niente meno da bere e dice: bevete. Alla fine risulteranno tutti avvelenati. Questa è la conclusione del capitolo. Li portarono via alle 12. Alle 12 e mezzo uno dei servi galoppava già in direzione opposta. 5 giorni dopo faceva partire il seguente telegramma: dottor Montenegro, giudice di prima istanza, Ianuanca. Doverosamente comunicole, morte 15 contadini fazenda El Estribo, causa infarto collettivo. Migdonio della Torre. Cazzo, disse il dottor Montenegro. È inutile dirvi che Don Migdonio non sarà punito. Ora, arriviamo alla conclusione. E vorrei così per concludere fare alcune considerazioni di carattere riassuntivo. Manuel Scorza, dunque, è stato il cantore degli Indios. Ha lottato a fianco dei campesinos. Ed è diventato famoso raccontando al mondo intero il dramma, le sofferenze della sua terra. Dimenticavo di dirvi che non ha potuto continuare nello svolgimento della sua attività di scrittore, anche attività di politico, perché Manuel Scorza è morto prematuramente all'età di 55 anni in un incidente aereo. Siamo nel 1983. Era a Parigi, dove per un periodo ha insegnato, quando era in esilio, e ha preso l'aereo a Parigi perché doveva andare a Bogotà a partecipare a un convegno letterario. L'aereo è andato prima a Madrid, poco prima di atterrare nell'aeroporto di Madrid. Si è schiantato al suolo. E tra le vittime, mi ricordo gli articoli di giornale, quando veramente la notizia mi ha inquietato e mi ha fatto soffrire, tra le vittime c'era appunto Manuel Scorza. E un po' prima di concludere, vorrei ricordare un altro episodio. Alla metà degli anni 90, a un certo punto in Italia si è parlato di Manuel Scorza. Perché, insomma, nessuno di noi sapeva che lui per un periodo è stato in Calabria, in una villetta non distante appena alcuni chilometri da Vibo Valentia. Era arrivato qui perché quella villa era stata affittata da una sua amica metà tedesca e metà argentina, Catherine Dois, la quale poi l'aveva scelta per
per Manuel Scossa, ritenendolo quello il luogo adatto in cui lui doveva prepararsi a scrivere un'altra opera. Quale opera? E la Dois stesso che l'ha raccontato. Si erano trovati a Parigi lei, Manuel Scorza, Leonardo Sciascia e la moglie di Leonardo Sciascia. E lì i due avevano convenuto di scrivere una sorta di libro a specchio. Sciascia avrebbe scritto La scoperta dell'America Latina e Manuel Scorza La scoperta dell'Europa, in cui avrebbe rovesciato come un guanto tutte come dire, le letture che gli occidentali avevano fatto del continente americano, perché Scorza rideva anche sul fatto che dice: ma pensate, questi, mi fa ridere il fatto che parlano di scoperta dell'America Latina, quando lì c'erano 50 milioni di abitanti, tutte queste lingue, tutti questi popoli, oppure di scoperta della Cina, ma la Cina e gli Incas avevano una loro civiltà. Di che scoperta? Eccolo qui, lo sguardo occidentale. Ecco, è solo questo. Quindi il suo impegno, peccato perché noi poi non sappiamo che fine abbia fatto il manoscritto, perché di questo si trattava, perché la proprietaria della villa, che era una gentile signora, moglie del proprietario, del primario dell'ospedale di Vibo Valentia, che era quella che gli aveva affittato la casa, non a lui, alla signora tedesca, ha poi ricevuto l'ultimo libro di Manuel Scorza, uscito proprio nell'83, poco prima che lui morisse, dal bel titolo La danza immobile, con una dedica per dire: signora, io tornerei volentieri nella sua villa da cui vedo il mare mediterraneo per finire di scrivere questo libro che aveva annunciato, che probabilmente vedrà in libreria fra un anno. Ecco, per dirvi che ha avuto anche poi questo legame stretto con un pezzo d'Italia. Allora, dicevo, raccontando al mondo intero il dramma, la sofferenza della sua terra. Ma Scorza ha saputo creare non solo una narrativa di aperta denuncia della situazione indigena del Perù, ma l'ho fatto partendo, lo ripeto, da una realtà concretamente drammatica, quella dei comuneres delle Ande centrali, tenuti in una condizione di arretratezza e di schiavitù che li faceva diventare più simili a bestie che a uomini. Ma questa realtà viene continuamente trasformata dalla fantasia, da una narrazione che, pur tenendo conto, è evidente, della lezione di José María Arguedas, intendo il José María Arguedas di un libro meritatamente famoso, I fiumi profondi. Invito così gli amici anche a procurarsi questo libro e a leggere. E García Márquez, cioè, non è lui che ha fatto emergere la letteratura sudamericana. È avvenuto già prima con Arguedas, Carpentier, ma come dire, il colpo decisivo lo ha dato poi García Márquez. Però lui aveva raggiunto, pur tenendo evidentemente conto della lezione di chi l'ha preceduto, raggiunto tratti altamente personali di grande originalità. L'insieme di questi romanzi, questa pentalogia, costituisce una intensa epopea degli Indios delle Ande peruviane che hanno trovato in Scorza un cantore non solo partecipe, ma capace di dar voce al loro punto di vista, ma anche di tenere insieme nei suoi libri testimonianza e poesia, ragioni ideologiche e coscienza letteraria, perché è questo che deve fare un grande scrittore. Tutto questo fa di Manuel Scorza, insieme a Márquez, a Vargas Llosa, Carpentier, Fuentes, Cortázar, Guimarães Rosa, un protagonista di quel gruppo di scrittori latinoamericani che ha reso il romanzo sudamericano
una delle componenti di primo piano della letteratura mondiale. Grazie per l'attenzione. Non ti si sente, Claudio? Non si sente, Claudio? Sì, ecco, adesso Ecco, forse si sente, sì. sì. Chiedo scusa, appunto, io ringrazio il professor Colangelo per la sua relazione su Manuel Scorza, che ha aperto veramente la strada ad una possibile esplorazione anche in futuro di questa letteratura, che presenta d'altra parte dei temi anche universali. Il tema della terra, del latifondo, è un tema anche europeo, il problema appunto dei diseredati, ricordiamo la riforma della mezzadria all'inizio degli anni 70 proprio in Italia, che aveva come scopo quello di consentire ai mezzadri di riscattare il campo, la porzione di terreno che avrebbero potuto coltivare autonomamente, diventando proprietari con il tema del mutuo, eccetera. Quindi senza procedere a espropri e senza quindi creare fratture nella società. Questo è anche un tema politico sul quale varrebbe la pena, ecco, riflettere. Per quanto riguarda le atrocità che tu hai descritto, di cui Manuel Scorza parla nei suoi testi, diciamo che potrebbero farmi in mente la brevissima relazione della distruzione delle Indie di Bartolomeo de las Casas, che era un domenicano, il quale era un testo molto noto, racconta appunto delle vere e proprie carneficine che venivano commesse senza alcun motivo, solo per instillare terrore in questi poveri indios, d'altra parte passivi, diciamo miti, Sì, sì, mansueti, insomma, non c'erano nessun motivo, non erano radunati e poi all'improvviso, ecco, questo solo per inculcare, perché imparassero la lezione, tra virgolette, per far loro capire chi comandasse. Quindi veramente una lettura questa di questi testimoni, che sono testimoni europei, però attenzione, quindi che hanno avuto la capacità di vedere esattamente che cosa significava l'occupazione delle terre da parte degli spagnoli, diciamo, l'istituto dell'affidamento, no? Per cui gli indios venivano affidati a questi grandi organizzatori, insomma, del lavoro all'interno di queste aziende, in un ruolo assolutamente passivo. Questo è quindi sullo sfondo abbiamo quello che è accaduto 500 anni fa, che ancora rimane come in ebollizione sotterranea, e quindi qualcosa che non potrà mai forse essere del tutto dimenticato, perché si tratta di qualcosa di imperdonabile. In fondo questi si presentavano come cristiani. Cristiani, naturalmente, che avrebbero espresso una testimonianza davvero, davvero inaccettabile, insomma, della crudeltà, quindi sarebbe stato anche controproducente. Questo è molto interessante, e per quanto riguarda poi il reale meraviglioso, è che il fatto che, ad esempio, noi troviamo degli animali parlanti. In Manuel Scorza, no? Questo vuol dire che dicono la verità, dicono come stanno le cose. Mi ricordo che, e quindi questo ha un significato bellissimo. Troviamo ovviamente il tema degli animali parlanti, è presente anche nella lettura latina, greca, nella Bibbia stessa, no? Di Balaam, che parlò a un certo punto, e dicono la verità questi animali. E dicono quello che direbbe l'Indios se potesse parlare e esprimere il suo sdegno e insomma descrivere la reale situazione in cui è costretto a vivere. Quindi molto molto interessante. Naturalmente l'interesse, il libro Azione, il libro che diventa Azione, sarebbe, ecco, una domanda allora a questo punto. Sì. Pensi che potrebbe far venire in mente i libri di Roberto Saviano? Domanda, domanda, eh? No, io non ho detto che Sì. sia la stessa cosa. Poi naturalmente, chiedo scusa, ma sicuramente ci saranno altre proposte di quesiti da parte dei presenti. Mi limito a questo. Ma guarda, io direi
che probabilmente alla base c'è una concezione etica dello scrivere. Questo li accomuna. Per il resto, io credo di non fare torto a nessuno, neanche a Saviano. Come dire, con Manuel Scorza siamo a un livello davvero altissimo, proprio dal punto di vista letterario, perché questo è il punto. Cioè, chi si mette a seguire anche la lezione di Marquez, e guarda che Scorza lo ha fatto, ha detto: noi dobbiamo a Marquez la liberazione della fantasia. È diventato chiaro per tutti che quella era la strada. Quindi questa è la lezione fondamentale. Ecco, perché dico che questi sono esempi straordinari di letteratura civile, ma non nel senso della visione occidentale dello scrittore engagé, che, come dire, riempie, impottisce i suoi libri di ideologia, magari torniamo al discorso dell'altra volta, ben intenzionata. Allo scrittore, io torno sempre a Marx ed Engels, cioè lettori, lettori finissimi e raffinati. Marx ha letto da Dante a Balzac, cioè. Quando leggono uno come Balzac, lo valutano non per la sua ideologia, ma per quello che riguarda la conoscenza che riusciamo a percepire sulla società francese attraverso i suoi libri. Ecco perché si può affermare che si impara più da Honoré de Balzac che dagli economisti francesi o dagli storici di quel tempo. L'altra questione, sì, forse sì, la dimensione etica della letteratura è, come dire, il tentativo di dire quella verità che in genere viene taciuta o non detta. Perché Manuel Scorza, io ricordo che è entrato in polemica con il maggiore storico peruviano pluripremiato, pieno di medaglie. E Manuel Scorza ha scritto la lettera a un giornale e ha detto: ma come faccio a considerare uno storico serio questo signore pluripremiato come volete quando dedica alle lotte contadine del Perù 15 righe e le ha contate, ne dedica da 33 e in un altro caso 42 alla festa da ballo fatta in una fazenda. Allora lui dice, poi lo storico ha detto, beh sì, ha ragione, su questo problema non mi ero ben documentato. Ma tu sei uno storico. Ora, se la storia non è una scienza esatta, e su questo siamo d'accordo, però lo storico deve fare il più gli sforzi maggiori possibile per accertare la verità. E scrivere un libro di storia di oltre 500 pagine in cui i fatti fondamentali vengono taciuti, questa non è ricerca storia, questa è falsificazione brutale della realtà. Ecco, quindi noi abbiamo appunto uno scrittore che di notevole livello. Pensavo anche, oltre a Saviano, pensavo ad esempio per quanto riguarda le tematiche, a Furore di Steinbeck, ad esempio, dove c'è questa sorta di impeto, no, del problema del capitalismo che vorace, che requisisce praticamente le terre a povera gente che è costretta poi a spostarsi a ovest Sì, sì, continuamente, sì, sì. continuamente. E questo è infatti. Tra i punti di riferimento, per esempio, di Gabriel García Márquez c'è Faulkner, eccolo qui. Quindi, come vedete, si arriva anche a questa letteratura Certo, nordamericana. Faulkner. Ecco, va bene. Non lo so se ci sono altre domande. Forse Loredana o Nadia. Oppure Mario, oppure A me è Massimo. venuto in mente Iovine, mi è venuto in mente Iovine, Beppe, Sì, beh sì. ovviamente, insomma, mutatis mutandis. E comunque guarda che io aspetto la traduzione delle poesie, la tua traduzione delle poesie. Guarda, farei una fatica, non sono all'altezza, non sono all'altezza, però sì,
Vale la pena, secondo me, cioè, mi meraviglia il fatto che non siano state tradotte assolutamente, sono ben 4 libri con cui ha esordito. No, Nadia, aggiungo, sai cosa? Sì. Devo essere sincero. Certo, il richiamo viene ai nostri scrittori legati al mondo contadino, no? Da Silone a Iovine a Rocco Scotellaro, però posso essere, guarda, io mi sono convinto negli anni, lo scrittore che è più vicino a Scorza e gli altri scrittori sudamericani è Ferdinando Camon. Ferdinando Camon col ciclo degli ultimi. Non a caso Ferdinando Camon ha trovato un successo clamoroso, i suoi libri sono tradotti in più di 20 lingue, ma proprio in America Latina, perché Ferdinando Camon parla del mondo contadino della Basso Veneto, la Bassa Padovana, come di un mondo fuori storia, esattamente come queste comunità inermi del Perù a cui faceva accenno prima Claudio, va bene? Che lo sapevano che stavano arrivando gli spagnoli, ma non hanno preso nessuna misura perché erano assolutamente miti, va bene? Perfino pieni di curiosità, inermi. E così è accaduto ai contadini veneti di Ferdinando Camon. Quando è arrivata la storia, è arrivata soltanto attraverso la violenza. Prima la violenza del fascismo e del nazismo, va bene? Anche qui Camon per tutta la vita si è battuto per far emergere le storie dei contadini partigiani, va bene? Della sua zona, sono più di 50, che sono stati torturati e ammazzati dai nazisti e dai fascisti, e lui dice, se la prende con gli storici, proprio i grandi storici veneti, dai Snenghi all'Amaro, dice, sono loro gli storici. Io quando apro un libro di storia e trovo all'indice sempre i nomi di Concetto Marchesi, ma non trovo neanche il nome di un contadino partigiano, perché Concetto Marchesi ha fatto l'atto di coraggio, però poi se n'è andato in Svizzera, è chiaro? Mentre i contadini sono rimasti lì e sono stati torturati dai nazisti e non ne parlano per niente. Ecco, questi libri hanno a che fare ancora col fascismo e non con la storia. Allora, capite? Ecco, io vedo a distanza di anni, perché mi sono convinto, Nadia sa benissimo che io sono, come dire, un cultore appassionato di tutta la letteratura che ha a che fare col mondo contadino del sud, dal poeta più sparuto agli scrittori più in vista, però mi sono convinto negli anni che al vertice lo scrittore che più ha raccontato la condizione contadina, al punto da, come era accaduto già a Silone, no? Che, come dire, i suoi contadini sembravano i peones messicani, i mujik, ci siamo? Ecco, questo è Ferdinando Camon, mi dico legato però al ciclo appunto degli ultimi 4 romanzi e un paio di raccolte di poesia. E, diciamo che sono temi che si intrecciano la letteratura con la politica, con l'etica, è difficile distinguerle chiaramente, perché la vera luce viene dalla capacità di tenere insieme tutti questi diversi piani, anche perché una letteratura senza politica e senza etica cosa sarebbe? Puro estetismo, ma nessuno vorrebbe. E viceversa, una letteratura senza politica sarebbe vuota, sarebbe come dire ingenua, probabilmente non è possibile. Ecco, quindi le diverse componenti dovrebbero poter coesistere naturalmente nell'opera pienamente riuscita. Ecco. E se ci sono altri esempi che si possono portare in questa direzione, magari siamo ben lieti di. Comunque io ribadisco che proprio in questo strettissimo legame, in questo strettissimo rapporto tra la categoria del fantastico e quella del politico,
che la letteratura sudamericana affonda proprio le radici della sua validità. Ecco, questo è, non vuole essere un'etichetta, ma è un ragionamento che ben rappresenta le qualità fondamentali di questa letteratura. Bene. Bene. Prego, Loredana, prego. Volevo dire solo una cosa, concordo pienamente con la visione del dottor Colangelo e per quanto riguarda l'uso della letteratura, la letteratura, in particolare la letteratura sudamericana, no? Questa inscindibilità con la politica, il bisogno reale della persona. Un merito particolare, forse di Scorza, così come diceva anche lei, è l'aver posto in rilievo questa invisibilità, no? Dei comuneros, per esempio, no? Assolutamente invisibili, ma non perché fossero invisibili dal punto di vista fantastico o immaginario, ma perché i potenti non li vedevano proprio, erano invisibili all'occhio del potente. Tanto è vero che nel libro di Garabombo, Garabombo l'invisibile. Lui è invisibile, diceva lei prima, no? Sì. È proprio invisibile ed è visto, è possibile che solamente i comuneros però lo vedano, mentre i potenti non riescono a vederlo. No. La stessa cosa molto interessante che diciamo sposa completamente quello che lei ha raccontato è la manipolazione che il potere fa rispetto al tempo. Sì. Per esempio lo sfruttamento del lavoro, addirittura trasformando il calendario, il calendario del lavoro, insomma del lavoro nelle terre, insomma così, no? E il potente fingeva che tutto fosse come desiderava che fosse, allo stesso modo del brano che lei ha letto, no? Quella descrizione dell'austero padrone. Trovo che sia veramente molto, molto, molto bello questo uso della letteratura. E sottolineando anche che la letteratura iberoamericana è molto particolare per il linguaggio, e leggerla in lingua originale è ancora più bello. Come le poesie, per esempio, ci piacerebbero da morire, perché hanno una musicalità, la lingua spagnola ha una musicalità che lei sa che molti dicono che con gli spagnoli, con la lingua spagnola non c'è partita, no? Perché dicono... Ti prende il cuore, perché grazie. La metrica stessa ha un'altra funzione. E nelle poesie, che ho avuto modo di leggere alcune, in lingua originale ritorna anche il tema dell'invisibilità e del passare del tempo. Vale, ci lavori, sono belle. Va bene, grazie. Complimenti. Grazie davvero. Bene, Claudio. Bene, credo che possiamo congedarci e diventare invisibili. Sì, basta. Gli altri, basta un attimo. Io vi saluto tutti e vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Grazie a te, grazie a tutti. Buonasera. Buonasera.